saltare il cambio. Mi salta ancora, non so se è proprio per la neve, perché è tutto intasato di neve, il Bacco Pignoni. Mi salta. A liberare la marcia e nemmeno a scaldare il freno. Però la catena non sbatte da nessuna parte, tiene sulla ruota, e che sul ghiaccio tiene meno, meglio le chiodate. Il problema poi è pedalarle le chiodate. Niente, mi salta completamente. Adesso si è andato o ghiaccio oppure proprio detriti. E sto ancora pensando al cambio io. Poi quando mi fermo a togliere le catene, controllo. Se no faccio una tirata e arrivo fino all'auto e me ne occupo a casa. E sono stanco.
mi sono sbilanciato, la sella mi ha buttato, mi ha colpito sull'anca. Vado giù. Credo che si sia sporcato il freno dietro, provo a scaldarlo. Eh sì, che questo è sinterizzate, con disco per sinterizzate solo, che io ho sempre usato con qualsiasi roba. Provo a scaldarlo. Vediamo se si pulisce. Wow, così si fa le curve. Così non posso mettere l'ultima marcia. Al farino, il sacco a pelo pesa un casino, mi sbilancia tanto. Ottimo.
sono stanchissimo. Visto l'ultimo, là, occhio a frana. Occhio qua, piano, che qua se viene su gente. Piano qui, piano questa curva. Ok, ci sono dei sentieri frequentati da persone. Anche qua. Piano, buono. Cazzo la catena! Occhio che qua abbiamo i chiodati e le catene, non possiamo esagerare su sti asfalti. Salta via tutto. Anche i chiodi, ho dovuto comprare 50 chiodi di ricambio nuovi per il copertone dietro. Ecco, si è arrivati.